Ciao a tutti ragazzi, oggi vi volevo dire cosa sono le differenze tra l'eclissi di sole e l'eclissi di luna. Incominciamo dall'eclissi di sole. L'eclissi di sole sono tre, anzi quattro. La prima è l'eclissi totale di sole, quella più conosciuta da noi principianti dell'astronomia. La seconda eclissi è quella parziale di Sole, la più visibile che si trova nel mondo, cioè sarebbe che sarà la più visibile negli altri ambienti dove l'ombra non c'è. Cade solo in penombra l'eclissi parziale di Sole. Cioè significa che nell'area in cui c'è l'eclissi totale di Sole, dalle altre parti dove è visibile l'eclissi di Sole, si vede parziale, ma se in una piccola parte del mondo si vede l'eclissi totale. E adesso in 100 km in raggio di 100 km, una parte piccolissima del mondo la vede. Il raggio è tornato verso l'insetto là. Poi esistono le eclissi anulari di sole. Per eliminare gli altri insetti. L'eclissi anulare di sole sarebbe quando la luna non è troppo vicina al sole. 7. Perché potrebbe 6. Coprirla parzialmente, quindi verrebbe un'eclissi anulare di sole. 4. Quindi è un tipo speciale di eclissi parziale di sole. L'eclissi anulare. 2. 1. Ah, vi dovevo dire una cosa. 6. L'eclissi parziale e l'eclissi anulare si chiamano per l'eclissi parziale penombra e l'eclissi anulare antombra. Un po' strano, no? L'antombra. Mai sentito, l'ho letto su internet e l'ho studiato. Quindi passiamo alle eclissi di luna. Anzi, ho dimenticato una cosa. Questa è la storia. L'eclissi parziale, anzi, l'eclissi ibrida è una rara eclissi che è avvenuta nel 2013. Quindi sarebbe l'eclissi questa qui, ibrida, in una parte del mondo può vedersi parziale, in molte parti del mondo. Ma non riesco a entrare da qui. In una parte si può vedere totale, in un'altra anulare. E in alcune molto fortunate possono vedere sia anulare che totale. Guarda un po'. Cioè, il sole prima anulare, poi diventa tutto totale. Vero, no? Bello, no? Allora possiamo parlare delle eclissi di luna. Esistono tre tipi di eclissi di luna: la penombrale, la totale e la parziale. E niente batte i migliori amici. L'eclissi penombrale di luna è quella dove passa di penombra la luna. Quella totale è quella che passa tutta per l'ombra. Quella parziale che passa metà effetti. Per l'ombra. Sommetto che uno di questi può staccare. E aspettate, non è come l'eclissi di sole. L'eclissi di sole per la penombra si copre il sole, invece per l'eclissi di luna noi non ce ne accorgiamo se ne che si è coperto. Facciamo subito un'indagine e scopriamolo. Prima prova la sega. Ok, questo video se vi è piaciuto mettete tanti like e tante visualizzazioni. La sega al prossimo video di astronomia.